Caro Renzi, è il popolo italiano che ne parla. Il Presidente della Repubblica non può essere di parte. La sua figura di garante dell'Unistato deve essere rappresentativa e condivisa. Questo era l'auspicio dei nostri padri costituenti quando scrissero nell'articolo 38 della Costituzione che per i primi tre scrutini fosse necessaria la maggioranza di 2/3. Renzi, dimmi tutti i nomi. Tutti li voglio sapere. Renzi, fai i nomi. 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 Lei invece ha già deciso che il capo dello Stato sarà eletto alla quarta votazione in poi. Renzi, fai i nomi. Renzi, fai i nomi. In questo modo il nome del nuovo presidente sarà espressione del volere di un partito solo, quello tuo e di Berlusconi. Fai nomi, fai nomi. La nostra è risposta al presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Prego. Abbiamo chiesto fuori nomi, che fine hanno fatto? E ci metteranno gli italiani a mandarli a casa, perché d'altronde qui o a casa sareste ugualmente inutili. Una richiesta di trasparenza ai davanti ai cittadini italiani. Fateci i nomi. Non ci sono tavoli da fare al Nazareno, nelle sedi di partito. È così che si sono spartiti l'Italia. Non possiamo permettere ed essere partecipi alle spartizioni di partito. Davanti ai cittadini italiani si facciano dei nomi, noi li facciamo dei...